Secondo me è importante prevedere l'insegnamento e twinning nel percorso, diciamo, accademico dei futuri insegnanti proprio per permettergli di acquisire strumenti in più che gli possano poi servire una volta che poi entreranno nelle classi ad insegnare a livello lavorativo, proprio per permettere ai docenti, ma anche ai bambini, di sperimentare pratiche didattiche innovative per allontanarsi sempre di più, diciamo, dalla lezione frontale classica che purtroppo ancora oggi in molte classi italiane si continua a svolgere. Ho scelto di fare la tesi con eTwinning perché cercavo un argomento che mi desse l'occasione di migliorare e di sperimentare tutte le innovazioni didattiche e tecnologiche che ho trovato all'interno del mio percorso di studio di 5 anni. Il progetto della tesi che ho svolto lo scorso anno scolastico ha avuto come argomento principale lo scambio tra i paesi aderenti al progetto stesso dei giochi tradizionali del loro paese. Quindi ogni scuola partecipante ha scelto un gioco tradizionale, ha poi creato dei prodotti video e li ha condivisi insieme alle altre scuole partecipanti, ricevendo poi a sua volta i giochi tradizionali che sono stati poi scelti dagli altri paesi partecipanti. E se devo pensare a un aneddoto rispetto a questo progetto che poi mi ha portato poi anche a una riflessione, è stato il fatto che nonostante i paesi partecipanti fossero molto diversi tra loro, i giochi che poi i bambini hanno portato, i giochi tradizionali che quindi hanno scelto e portato, erano in realtà anche abbastanza simili tra loro alle volte, quindi ho ritrovato proprio questa uguaglianza all'interno della diversità rispetto ai paesi.